faccia sconvolterrima perché ho dormito pochissimo stanotte, quindi sono assolutamente più androtizzata che mai. Sì, stavo guardando fuori che c'era un uccello che continuava a bussare al vetro. Sono qui! No, un uccello, ne sento che vola, vabbè. Allora, benvenuti in un nuovo video. Allora, questo haul di Shein nasce perché in realtà dovevo comprare delle cose per la festa in maschera che ogni anno ormai organizziamo con amici. L'anno scorso mi sono vestita da bambola gonfiabile, quest'anno volevo rimanere sempre nel tema del trash, pensa un po'. Inizialmente. Mi entra una cosa nel dente. Allora, inizialmente volevo fare Lady Gaga con questo vestito qua, ma tutta sporca di feciui, quindi fare Lady Gaga. Però poi ho detto no, non è da me comunque, devo osare di più. E quindi ho ben pensato di fare il cosplay di una ciolla. Quindi praticamente tutto l'anno mi vesto a cazzo e per la festa in maschera mi vesto da cazzo. Quanto sono funny, e ho comprato l'occorrente su Shein perché mi servivano dei vari. Oh, sento sta cosa nel dente. Mi servivano delle varie cose per crearlo poi io. Perché a me è vero che, a parte che non l'ho trovato, l'ho trovato solo gonfiabile. Non mi piace quello gonfiabile, mi sembra veramente scomodissimo tutta la sera con quel cazzo di coso gonfiabile. Ma poi il divertente, la parte divertente delle feste in maschera, a mio avviso, poi c'è chi comunque tipo Dani preferisce comprare perché ha poca manualità, non riesce a creare le cose, quindi se gli piacciono più già fatti. Ma a me della festa in maschera la cosa che mi piace di più è la preparazione, cioè il creare il vestito da zero e soprattutto il mio cavallo di battaglia è creare vestiti dinamici. Tipo l'anno scorso avevo creato questo vestito da bambola gonfiabile che una volta tolto il reggiseno cadevano le tette. E quest'anno ci sarà anche qua, ve lo dico tanto. Cazzo, guarderà questo video dei partecipanti, vabbè, perché comunque è un contest. Alla fine ogni anno vince sempre qualcuno. L'anno scorso ha vinto Dani e sono arrivata seconda. Quest'anno, appunto, voglio vestirmi da cazzo e voglio mettere in testa una specie di cappellino capocchia con dentro una peretta che tu schiacci e sbubba al momento opportuno. Poi prenderò del gomma piuma da mettermi qua in vita in modo che sembri la mano che mi stia segando. Cioè, io voglio fare proprio una ciolla rasponociata che al momento opportuno, quando nel momento della mia esibizione. Pss, schizza, ok, non la vedrete tutto qua perché deve arrivarmi ancora della roba, ma poi ve la farò vedere, vi farò un video in cui creo il costume, no, meglio di no. Tanto questo non è di Shein, ma ho preso da Ai Ai, guardate che carino, con il simbolino della baggiana. Ho preso la pietra depilatoria indolore, Pain Free Depilatory Stone. E praticamente è questa pietra che in teoria dovrebbe depilare. Bah! Bah, bah, bah! Vediamo subito. È fatta così. Mazza, ma cos'è di vetro? Porca troia! Se ti porta via! Proviamo! Sì che ne ho talmente pochi che neanche lo capisco. Ah, però qualche peletto qua c'è! Proviamo in un punto. Ma cazzo, no, raghi, funzica, ma che figata! Allora, qua c'è. No, vabbè, l'adoro. Raghi, funzica, prendetela. Pietra depilatoria indolore, pietra con microcristalli che elimina il pelo senza dolore. Quanto durerà? 1000. Ah, bagna la pelle con acqua calda e asciuga. Molto bene, l'ho fatto a secco. Rimuovi i peli con movimenti circolari. Usa il gel lenitivo, che ovviamente non ho. Utilizzare ogni 2-3 settimane. Si considera sulla pelle delle braccia, fatto. Non sfregare troppo forte sulla pelle, non fatto. Si sconsiglia di utilizzare la pietra sulla pelle del viso. Vabbè, almeno quello sono stata fuori. Chissà se è infinita o dopo un po' non grata più, però mi sembra una figata. Poi andiamo alla roba di Shein, finalmente. Allora, vediamo. Articolo 1 è il vestito, ne ho preso due. Dimmi che c'è anche l'altro. Ora sarà in un altro sacchetto perché loro incartano tutto sempre con questa busta del prosciutto. Ed è praticamente questo vestito color carne, anche se in realtà me l'aspettavo più chiaro dalla foto. O sono io troppo chiara? Vabbè, non è propriamente color carne, ma potrebbe essere benissimo color ciolla. Ed è questo vestito super lungo perché appunto deve avere la funzione di farmi sembrare una ciolla. Sono passata da sembrare la sora Ravessa alla ciolla. Poi questo in realtà ne ho presi tipo due o tre, non mi ricordo, perché costavano 1 euro. Devo vedere quale rende meglio l'idea di capocchia. Questo
va riempito, perché va riempito. Immaginatelo riempito. Io, questa è la capocchia. Direi che ci sta ovviamente riempito, perché così non funziona. Poi questo in realtà non c'entra niente con il cosplay, ma già che ero nell'ordine, che faccio? Me ne privo. Oh, che carino! Hanno messo una nuova etichetta. È praticamente questo vestito fatto a corpo di donna, sia davanti che dietro. Ovviamente poi metto tutte le clip in cui provo le cose. Questo mi piace un sacco, se addosso fa l'effetto che penso, è una figata. Raghi, fa un po' impressione, però non è male, carino. Cioè, non ci andrei in giro, però l'ho preso giusto per così, per fare delle foto, per stare in casa. Vediamo dietro. Davanti che dietro, però sì, dai, è simpatico. Questo lo approvo, ci sta. Poi un altro vestito identico all'altro, non lo so neanche ad aprire, è identico perché praticamente mi serve per ricoprire poi la mano che mi metterò qua. Ma anche se stavo pensando che farà dello stesso colore, potrebbe essere una minchiata. Potevo prendere un altro colore perché la mano si camufferà. Boh, vabbè, ci farò un po' di ombre, ora vedo. Poi questa, che cazzo è? Ah, è una gonna a vita alta fatta a punta in vita e poi davanti è corta e dietro è lunga. Molto bene, così non si capisce anche, vedremo poi una volta indossata com'è. Ma anche questo, sti cazzo di drappeggi laterali, dietro sì, dietro c'è il suo perché, ma davanti, bah, non è che mi convinca più di tanto, sinceramente. Cioè, soprattutto sti cosi, che cazzo è? Cioè, sembrano le orecchie di un cane. Cos'è? Ah, è per sventolare la baggiana? Beh, allora so perché. Non lo so, raghi. Un po' mi convince, un po' mi fa cacare. Un po' come la mia esistenza. No, la mia esistenza quando è che mi convince? Vabbè. Questo. Oddio, sembra carinissimo. Questo top con i dinosauri, lilla con i dinosauri neri. Ma quanto è puccio! Questo mi piace un sacco, semplicissimo, però mi piace. Per me è semplicissimo. Lo so che ogni volta mi criticate, tipo, alla fine dici semplice, c'è delle cose assurde. A me non sembra assurdo, però, cioè, vabbè. Allora, top, bellissimo, mi piace un sacco. Poi questa gonna che è fatta un po' tutta con i cazzilli degli zaini. Aprimi, sono il tuo zaino! Carina, mi piace un sacco questa, molto bella. Anche la gonna è molto molto figa. Piacciono un sacco queste tasche fatte così. Cioè, fighissima. Un po' particolare, ci piace. Anche la gonna è carina. Con tutte queste cose tipo zaino, chiamatemi Invicta! Sono il vostro zaino, riempitemi! Che fanni? Poi questo, sì, raghi, lilla mi sta piacendo più del dovuto e si stringe qua e fa l'oblò, molto carino. Vi dirò, vi devo dire, ti devo dire, vi devo dire che a me questo ricorda un ano o una fregna grinzosa. Cioè, non è che sia propriamente il massimo. Non lo so, non è che mi convinca particolarmente. In realtà sto prendendo un sacco di cose estive, ma sì, c'è un caldo ancora porco, però secondo me l'estate sta quasi finendo, l'estate sta finendo. E un anno se ne va, sto diventando MILF, lo sai che non mi va. Questo era un'altra alternativa per fare la capocchia. Ho detto, metti che quello non funziona, questo cioè è super capocchioso, ci sta. E poi viene bene anche per fare altri cosplay. Viene sempre bene. Poi questo Bonnie Cap. Ah sì, ho preso tre varianti, raghi. Costavano tutti e tre tipo 1 euro e qualcosa. Ho detto, ma che vada, ci faccio altro. Tanto queste per fare proprio un capocchione. No, forse vado dietro. E per fare un capocchione di dimensioni epocali. Perché ho detto, metti che poi lo voglio fare super, ancora più trash del dovuto. Con questo diciamo che non mi sbaglio. Vedete?
viene proprio un mega capocchione che secondo me ci sta anche. Sì, ora poi li riempirò tipo con la carta e vedrò. Ah, ovviamente farò anche il cornicione di sbubba qua con la carta tipo da forno, il cotone, perché sennò figure. Poi, questi che in realtà dal sito pensavo che i gatti fossero ah sì, un po' lo so, belli. Sì, ho delle unghie da rifare, ma non rompete il cazzo, vi prego. Strabelli. Strabelli, mi piacciono un sacco, che carini. Poi, qua, c'è il coso di Frisci. Poi, sarà come Molly Lane. Questo, anche questi è Holo, appena vedo Holo io non capisco più un kids. Molto carini, con i cuori che piangono e sotto le lacrimucce, belli. Questi, fatti a nuvola con la pioggia, anche questi, indovinate un po'. Dov'è il caghino? Acqua. Indovinate un po', Holo. E sono fatti così. Oh, ma che carini! Ma adorabili! Questi forse sono i miei preferiti, no? Perché mi piacciono. E infine dovrebbero esserci delle scarpe, che le ho prese perché non ho mai un paio di scarpe da ginnastica bianche da modificare. E ora ce l'ho, l'avevo prese Lilla, non vi ricordate nell'ultimo haul che avevo preso delle scarpe da ginnastica Lilla, ecco. Ora le ho prese bianche così con un po' di zeppo e questo dettaglio che vabbè, lascia un po' a desiderare, però magari questa gliela faccio Lilla, giusto per... Sembrano carine e volevo appunto fare questa parte qua tutta glitterata o cambiare i lacci e metterli fucsia, dargli comunque un tocco più lo finesco di così, ma secondo me sono anche comode. Vabbè, anche se... Ma io non ho preso il 41. No, raghi. Aspettate che me la provo. Vabbè, voi lo vedrete nella clip, ma il 41 è troppo grosso. Io ho il 39. Sì che prendo sempre un numero in più di scarpe perché sono piccoli, ma 41. Vabbè. E voi vedete... Alla fine le scarpe sono molto carine, sì. Forse avevo letto le recensioni di prendere due numeri in più e l'ho fatto, perché mi sembra strano prendere 41 se ho il 39. Cazzo, ci devo mettere dentro la bamba nascosta. Comunque... È fighissimo, ci devo fare una foto. È tutto nella clip, io ancora non ho visto questi. Tutti sono finiti. Sono un ciollo. Sono una ciollona. Cosa?